Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Parliamo della vicenda Suarez. Ora, io non sono laureato in giurisprudenza e mi sono affidato a degli articoli che poi vi linkerò sotto, potrete andare a leggerli, che riguardano ovviamente tutta la vicenda. La Juventus rischia, e questa è la domanda che tanto starete per fare, la Juventus, cosa rischiamo? E quindi vi spiegherò tutto. Premetto però una cosa importante. Io sono stanco di vedere accostato la Juventus a delle cause che non ci riguardano o che ci sfiorano. Però il nome della Juventus viene in un certo senso sporcato. Anche se la Juventus non ha alcun interesse in questa vicenda diretto, non è interessata come parte, come imputato, ma anche solamente come figura che viene sentita per sapere meglio tutte le vicende, eccetera, anche come testimone, come persona informata sui fatti, è una roba che mi manda fuori di testa. Perché nella testa dell'anti-juventino, nella testa di tutti, ci sarà sempre quell'associazione tra Fattaccio e Juventus. E ovviamente chi è anti-juventino non andrà neanche ad approfondire la vicenda a fondo. Rimarrà sempre quella roba superficiale, Juventus, associazione. Associazione con questa Juventus farà sempre così, non approfondire una mazza. Spetta a noi purtroppo informarci, spetta a noi difenderla, ma ripeto, tutte le cose che direte entreranno nell'orecchio dell'anti-juventino e usciranno nell'altro e vi diranno, sapete che cosa? Ma allora, che ne so, caso scommesse, Conte 6 mesi, l'avete preso voi e bla 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 bla. Ma allora si farà del benaltrismo ed è un tipo di discorso che io detesto fare con chi è anti-juventino. Perché non porta nulla, lasciatelo nell'ignoranza, l'anti-juventino così, però mi irrita perché agli occhi del mondo, agli occhi della stampa, c'è sempre l'associazione tra la Juventus e un fattaccio, è una roba che mi manda fuori di testa. Io mi auguro che la Juventus non sia più invischiata indirettamente, non direttamente, perché direttamente è scontato, indirettamente con situazioni simili, situazioni torbide che fanno male, fanno malissimo all'immagine della Juventus. La Juventus, la verità è che non rischia nulla sul piano sportivo, non rischia nulla, perché la Juventus non ha fatto pressioni all'università per avere gli esami subito pronti per Suarez, per favorire così il trasferimento del ragazzo alla Juve. Non ha fatto nulla di tutto ciò, nulla, ed è stato dimostrato dai fatti. Tant'è vero che la Juventus non è stata mai indagata su questa vicenda, mai ha subito delle ripercussioni o condanne o avvisi di garanzia che la vedono come imputata principale di tutta la vicenda. Però è arrivato un avviso di garanzia a Fabio Paratici e quindi la domanda è lecita. Ma allora Fabio Paratici che cosa ha combinato? Ora io ripeto, non sono un esperto di giurisprudenza né sono laureato, ma essere laureato spesso non basta, perché la giurisprudenza ha al suo interno delle cose specialistiche, cioè il diritto tributario, ogni avvocato si specializza in una tematica forte, ecco, c'è quello civilista, c'è quello penalista, insomma ce ne sono, non so quanti ce ne siano, non mi interessa, però non basta essere studiati in giurisprudenza per capire questa roba qua. E quindi cosa faccio? Mi affido agli articoli di giornale di gente che è esperta, appunto cerco il nome di questo avvocato, vedo, può essere autorevole? Sì. Allora, ecco, ve lo riporto. E così ho fatto. Su Tutto Juve ho trovato un'intervista a Maurizio Paniz, che è un avvocato, e parla appunto della vicenda della Procura di Perugia, che ha aperto, insomma, un fascicolo, un'indagine sulla vicenda Suarez. Esame sostenuto, vi ricordo, il 17 di settembre. La vera domanda è: che cosa rischia la Juve? Nulla, dice l'avvocato. Né la Juventus né alcun suo dirigente. Ci tengo a specificare che l'avviso di garanzia è semplicemente uno strumento tutelante, non un avviso di immediata condanna o robe simili. Questo è importante da capire, perché avviso di garanzia, ecco, colpevole. Se poi vogliamo essere garantisti, perché l'Italia deve essere garantista fino a che non ci sono tutti i gradi di giudizio, fino a che uno non viene ritenuto colpevole dal processo, ecco, siate garantisti, cari anti-juventini, fino alla fine. Poi vediamo, facciamo i conti sempre alla fine noi. Voi li fate già ad agosto, noi siamo abituati a farli a maggio, c'è tutta una differenza di tradizione. Su quali radici affonda l'indagine? Per quali ragioni sarebbe stata tirata in ballo anche la Juventus? L'indagine può avere fondamento per quanto riguarda l'atteggiamento dell'università, che potrebbe avere appunto un atteggiamento molto agevolatario nei confronti della Juventus e nell'esame di Suarez. Quindi è giusto e opportuno verificarlo. È altrettanto giusto che l'argomento sia di interesse della stessa Juventus, al fine di verificare se il suo nome sia stato utilizzato impropriamente
da terzi a sua insaputa. A Fabio Paratici appunto è stato dato questo avviso di garanzia col reato ipotizzato relativo all'articolo 371 bis del codice penale, che se andate a vedere questo articolo, essenzialmente ve la faccio molto breve, vi dico già che Fabio Paratici è stato omertoso, ha omesso alcune dichiarazioni e quindi viene chiamato a parlare, a dire la sua, e poi la sua versione verrà confrontata con quella di terzi che sono coinvolti direttamente in questo caso e basta, e da lì si prenderanno poi delle decisioni. Conosco molto bene l'articolo, la procura vuole semplicemente verificare le dichiarazioni di Fabio Paratici nel merito della vicenda, siano realmente discordanti o meno, in base ad elementi raccolti da dichiarazioni di terzi, esattamente come vi dicevo, che a loro volta potrebbero risultare discordanti. Ribadisco comunque che l'avviso di garanzia è uno strumento a tutela della personalità cui viene notificato. Quindi, caro Paratici, noi ti vogliamo sentire, quello è un avviso di garanzia, devi venire a parlare di tutta questa vicenda, devi dirci la tua. Alcuni tifosi bianconeri, come è possibile vincere dei social media, temono eventuali ripercussioni sul piano sportivo, proprio come ai tempi di Calciopoli. L'avvocato chiude dicendo: alcuni tifosi bianconeri, com'è possibile? Vabbè, non vedo nessuna, non minima, nemmeno poca ragione di preoccupazione per quanto concerne la posizione della Juventus, che rimane estranea alla vicenda. Questa è la chiosa finale di questa breve intervista. Ora, l'indagine andrà avanti, ci sarà un processo, ci saranno tante robe, però fatto sta che Suarez, ripeto, è giocatore dell'Atletico Madrid. Questo esame qua c'è stato un casino, non so perché l'università ha abbassato le braghe per farglielo fare prima degli altri, sono affaracci dell'università. Se c'è qualcuno che ha sbagliato, se c'è stata qualche pressione di un dirigente della Juventus e sta roba viene dimostrata, è giusto che il singolo paghi, se c'è reato, punto. Ve l'ho già detto all'epoca, ve lo ribadisco ora. Ripeto, la cosa che mi fa arrabbiare è il vedere associata a Juve il nome della Juventus in queste cagate torbide che non fanno altro che rovinare la nostra immagine. È una roba che mi manda veramente fuori di testa, è una roba che non deve esistere. Signori, non deve esistere sta roba qua. Poi sempre alla vigilia di appuntamenti importanti porca miseria. Adesso noi abbiamo per esempio da affrontare sta partita domani col derby. Chissà domani i media, quando dovranno sentire Paratici prepartita, dove andranno a parare? Andranno a parare in tutta questa vicenda. Però ripeto, la Juventus anche ha rilasciato una nota sul proprio sito, dicendo che appunto Paratici ha ricevuto questo avviso di garanzia, ma insomma la Juventus è abbastanza sicura e tranquilla, anzi ve lo leggo esattamente con la dicitura con la quale la stessa Juve ha scritto sto benedetto comunicato. Juventus, pare che sia tutto abbastanza tranquillo lato loro, vediamo. Juventus Football Club, vediamo cosa ci scrivono i signori qua. Juventus TV, non me ne frega nulla. Madonna, hanno fatto sto sito ragazzi con dei video che, ecco, nota della società, vediamo l'articolo. La società ribadisce con forza la correttezza dell'operato di Paratici e confida che le indagini in corso contribuiranno a chiarire la sua posizione in tempi ragionevoli. Magari, ripeto, noi non siamo invischiati in questa vicenda, però c'è da dire una roba, non dobbiamo assolutamente immischiarci con fattacci simili. È una rovina per noi e per la nostra immagine. Aspetto le vostre opinioni sotto nei commenti, iscrivetevi al canale, ci vediamo domani. Domani è il giorno gara, quindi vi aspetto. Un abbraccio e sempre, fino alla fine. Forza Juve!